Un uso reale o interpretato, tale in maniera propagandistica di fatti straordinari, ha prodotto come conseguenza una contropropaganda che ha negato l'esistenza dei fatti straordinari. In questo territorio, in questi mesi, sono stati compiuti fatti straordinari. Così il capo della polizia ed ex prefetto dell'Aquila, Franco Gabrielli, è intervenuto nel capoluogo di regione in occasione della cerimonia ufficiale organizzata per il decennale del sisma presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. Sì, perché credo che questa sia la dannazione. Come prima c'è stato il tentativo di rispondere a qualcosa di non corretto e quindi si è ecceduto nella rassicurazione, così dopo a una interpretata lettura propagandistica delle cose che sono state fatte si è risposto con una contropropaganda in cui si sono negati i fatti. E io vi posso assicurare che qua di fatti ne sono stati fatti tanti. E quindi il rammarico è proprio questo, ma non, guardate, a volte c'è il rischio di pensare che queste cose le si dica per se stessi, perché il prefetto di turno debba in qualche modo dare una ragione di esistere. Io stamattina quando parlavo principalmente per i 90.000 volontari di protezione civile, che sono venuti qua, hanno passato il loro tempo, sono stati vicini a questa gente. Peraltro io ho anche testimonianze di tanta gente che stava nei campi e che è grata, profondamente grata a tutta questa gente. E allora perché ancora a 10 anni di distanza si continuano a dire cose non vere? Guardate, il tema della sospensione dei diritti costituzionali è un'affermazione di una gravità che non ha, dal mio punto di vista, sarà perché io credo a determinate cose. Cioè, voi pensate che in un pezzo del nostro paese si siano sospesi i diritti costituzionali e tutto il restante paese è rimasto inerme. Qui sono passati tutti, governo, opposizione, tutti sono passati e nessuno si è accorto che si erano sospesi i diritti costituzionali. E allora perché infangare il nome dei 178 campi nei quali hanno lavorato questa gente? Si è parlato delle zone rosse, quasi a volerla significare come dei campi di concentramento. Ma signori miei, le zone rosse si costruiscono in tutte queste vicende per due elementari esigenze: evitare che la gente ci vada per farsi del male e due, per evitare che gli sciacalli in qualche modo si approfittino della condizione di abbandono delle case. È avvenuto all'Aquila come è avvenuto prima, come sarà sempre, e anzi tutti i territori pretendono che si realizzino queste cornici di sicurezza. E invece la zona rossa, con manifestazioni più o meno folcloristiche di carioli o affini, è diventata come il luogo della violazione e poi si è visto come è andato a finire, no? E allora basta, basta, basta.